Avrebbe dovuto compiere gli anni a giugno, ma il maledetto virus lo ha strappato prima alla vita e alla famiglia. Maurizio Salerni, 54 anni, è la quinta vittima di Lanciano, positiva al Covid-19. Ed ha anche un triste primato, quello di essere la vittima più giovane che la città piange. Siamo vicini alla famiglia, dice il primo cittadino Mario Pupillo nel suo videomessaggio quotidiano. Purtroppo il virus non guarda la carta d'identità. In città ci sono infatti altri 4 contagiati di giovane età, compresa tra 29 e 57 anni. Anche le persone in quarantena aumentano, oggi superano i 110. Ieri c'è stata la quinta vittima a Lanciano, un cittadino di 55 anni, che ha perso la vita per il coronavirus. Siamo vicini alla famiglia, l'amministrazione comunale tutta, e penso di interpretare la volontà di tutti i cittadini di essere vicini a questa famiglia che ha perso il proprio caro. Inoltre ci sono altri 4 contagiati di cittadini di giovane età, e quindi a ribadire come purtroppo il virus non guarda la carta d'identità, colpisce chiunque, e quindi allora le misure di distanziamento sociale devono essere sempre ribadite. Il comune di Lanciano ha consegnato oltre 400 buoni spesa ai lancianesi bisognosi che ne hanno fatto richiesta prima di Pasqua ai 4 sportelli allestiti dal comune. Ma i termini non sono chiusi, avvisa il sindaco, perché sono giunte altre 250 domande. È un segnale forte che abbiamo voluto dare, un momento di grande difficoltà per le famiglie che il governo Conte ha messo a disposizione a Lanciano. Ci sono altre 250 domande, quindi abbiamo spostato il termine a martedì prossimo, alle ore 24, le domande solo ed esclusivamente per via informatica e non per WhatsApp, perché si sono create delle difficoltà. Con grande affetto, con grande vicinanza, vi abbraccio, vi auguro buona Pasqua e a risentirci nei prossimi giorni.